Con la telecamera di Diego Martelli siamo all'interno di uno dei laboratori di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio di Chieti. Accanto a noi c'è il direttore del laboratorio di genetica molecolare che è Liborio Stupia. Allora, alle nostre spalle c'è la macchina per il sequenziamento del virus. Perché è importante sequenziare il virus e come avviene questo sequenziamento? È importante perché ci permette di identificare che forma di virus ha infettato un determinato soggetto, quindi dire se la variante originale, che ormai non vediamo quasi più, la variante inglese, che è quella prevalente, o queste rare ma pericolose varianti sudafricana, brasiliana e altre. Come avviene? Queste macchine sono macchine automatiche che riescono praticamente a leggere l'intera sequenza del codice genetico del virus e quindi mentre l'analisi classica del tampone ci dice il virus c'è o non c'è, ma non ci dice che forma c'è, con queste macchine noi leggiamo base per base, ricostruiamo il codice genetico e diciamo questo codice corrisponde all'inglese piuttosto che alla sudafricana o alla brasiliana. Quanti tamponi vengono sequenziati e qual è il criterio? Cioè come stabilite quali tamponi devono essere sequenziati e quali invece no? Allora, noi mediamente ogni giorno diciamo almeno 600, ma mediamente 800 con picchi di 1100 tamponi. La positività varia tra il 5 e il 10% a seconda dei periodi. Non li possiamo sequenziare tutti questi positivi, cosa che ci preoccupa? Quando vediamo dei cluster, cioè un gruppo di persone in uno stesso posto tutte infette, come successe a dicembre che avvenne che in un carcere erano tutti infetti, o quando, come nel caso della variante l'ultima che abbiamo trovato, ci sono persone che vengono da altri paesi a rischio, o quando l'aspetto della positività ci fa vedere qualche differenza nella risposta che ci aspetteremmo, che ci fa dire qui può esserci una variante. Dal può esserci al dire c'è e qual è, passa per questo tipo di analisi. Forse non ci si rende neanche conto di quanto lavoro c'è dietro l'analisi di un tampone, cioè da quando l'utente va a farsi effettivamente il tampone fino alla risposta che gli arriva poi dalla ASL. Sì, dopo un anno non ci si rende conto. Intanto che non esiste l'analisi del tampone, molto spesso le persone dicono voglio sapere il mio tampone. Allora, i tamponi vengono processati a blocchi di 96, ne arrivano, come ho detto, ogni giorno fino a 1000. Ognuno di questo tampone ha una storia, cioè appartiene a una persona, quindi può essere il mio o il suo, e ovviamente non devo confonderli, quindi quando arriva il suo ci saranno tutti i suoi dati anagrafici, dove abita, per che motivo stiamo facendo il tampone, e quindi dall'arrivo del tampone partono due processi, uno analitico in laboratorio, ed è un processo delicatissimo perché là il virus è nudo, quindi vengono lisate le cellule e c'è il virus nudo, e uno informatico in cui mettiamo dentro tutti i dati anagrafici. Queste due filiere si rincontrano da ora di pranzo in poi, in cui incominciamo a produrre i risultati. Dopodiché ogni risultato è un referto, per cui ogni persona aspetta sulla sua posta elettronica il referto della sua analisi. Quel referto è il frutto di questi due processi, quello del laboratorio e quello informatico. Quello che stiamo facendo noi e altri centri in Italia è stato possibile perché c'era un investimento pregresso in tecnologia, nel nostro caso da parte dell'università, prima ancora di sapere che sarebbe scoppiata l'emergenza Covid. L'investimento in ricerca è un investimento che va fatto inizialmente quasi a fondo perduto. Bisogna investire su qualcosa che servirà un domani. In questo caso, per fortuna, alcune strutture avevano fatto investimento in ricerca, molto poco la sanità italiana, molto di più le università o i centri privati, e grazie a questi investimenti pregressi. Io mi auguro che tutto questo insegni che bisogna investire in ricerca, altrimenti tutto quello che è successo e 120.000 morti non saranno serviti a niente.